34esimo rally della Marca, terza gara in campionato, qui a Valdobbiadene, partenza arrivo, come ormai sta diventando di tradizione? Valdobbiadene anche quest'anno è lieta di ospitare la partenza e l'arrivo del rally della Marca. Il rally della Marca è uno degli eventi che porta in giro per l'Italia e non solo il nome di Valdobbiadene. Ospitarlo qui in questo contesto di Piazza Marconi e nelle vie limitrofe è bello per i rallisti, è bello per gli organizzatori, è bello anche per l'amministrazione, perché quando si vede un gruppo che per quasi un anno intero lavora per organizzare al meglio, nei minimi dettagli, una gara come queste, non si può che essere felici, soddisfatti, ringraziare tutto lo staff per l'impegno e la passione che ci mette e per il rispetto che porta verso le persone che vivono e che frequentano Valdobbiadene. Dunque, noi altri invece, la prima gara che abbiamo fatto con Tony è stato la Coppa Piave del 69, che lei adesso la rally della Marca, e si era arrivati ottavi assoluti col 1750, però in squalifica perché Tony l'avevo suo che seguisse la marmita per far rumor. La posizione della provincia in una manifestazione in costante crescita. È una manifestazione sicuramente importante questa, perché il rally della Marca sta crescendo veramente sempre più. Questo per merito in primis degli organizzatori, che si impegnano e che sono molto professionali su tutta l'organizzazione, e poi anche perché comunque siamo partenza e arrivo a Valdobbiadene, nel nostro territorio del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene di OCG, e quindi questo dà sicuramente importanza e è un fattore attrattivo, ma ancora veramente prima di tutto è proprio merito agli organizzatori, che danno modo di valorizzare la nostra provincia, perché ok, partono da Valdobbiadene però poi girano, vanno verso Monfumo e fanno anche altri posti belli della pedemontana e non solo della nostra provincia di Treviso. Possiamo quindi dire che anche il Rally della Marca è un aiuto alla candidatura UNESCO? La candidatura UNESCO è una candidatura appunto di un territorio, sicuramente manifestazioni importanti come questa danno pregio a quello che è appunto il nostro territorio. È una sfida importante, è una sfida che non è facile, non è da sottovalutare, ma quello che appunto porterà questa candidatura a livello di benefici nel territorio saranno veramente, veramente tanti, si parla solo appunto di una forte crescita a livello di presenze turistiche. Siamo in partenza per la 34esima edizione del Rally della Marca, terza prova di campionato. Giornata molto calda, quindi cosa ci aspettiamo per questa sera? Un po' di fresco, speriamo che arrivi, anche se sarà molto difficile. La gara è molto molto bella e purtroppo il caldo ci farà sudare tantissimo, però è davvero una bella gara, organizzata molto bene. Siamo al Zadarering, il mini circuito da poco meno di 3 km, come prima prova delle due giorni del Rally della Marca. Yeah.
assistito alla partenza della prima tappa qui a San Floriano, tappa di Pianezze. Adesso passiamo la linea ad Anna e Carlo per il Tomba. Grazie Sergio, da una prova speciale all'altra, adesso ci troviamo a cavallo tra il Monte Tomba e il Monfenera e andiamo a sentire che cosa ne pensa il pubblico di questo 34esimo rally della marca. Pronta per il rally? Super pronta per il rally. È la prima volta che assisti? No, terza. E sei appassionata di auto? Ci corre il mio ragazzo che è suo figlio, per quello non vuole essere intervistata, potrebbe dire cose che al pilota non piacciono. Pronti, vediamo, dai, come che la va qua, si vola, se non vola, quante rotazioni chi fa, no? Chi si tifa oggi? Oggi Hyundai. Per chi tifate oggi? Porro. Per Albertini. Per Sossella. Un po' tutto in generale. Pierre Van Kerdijk. Di partecipare al rally della marca? L'emozione a chi piace rally, le macchine da corsa sono sempre belle. A lei piace? Sì. Entusiasmante proprio. Tanta adrenalina. Bisogna. Beh, l'emozione più grande è i nostri amici qua del tornante, guardate quanti sono. Oggi sono qui a tifare mio compare che corre con Scopè, il numero 44, è sempre un'emozione, il marca. No, è parecchi anni che vengo qui con i miei amici del GRP, gruppo Rally Paese. È sempre una bella emozione, faccio divertire la gente, è una cosa che mi viene spontanea, giusto? Parliamo un po' delle BL Roventi. Beh, mio papà correva tanti anni fa, comunque io quando ero piccola avevo 4 anni, la prima volta che l'ho visto in gara è stata un'emozione grande perché praticamente si è rovesciata, la macchina ha preso fuoco e ho preso tantissima paura, però da quella volta ho l'adrenalina che penso che nessuno come me potrà capire cosa vuol dire una gara di rally, perché ogni volta che mio papà mi racconta certe cose mi scendono le lacrime. Sei qui in compagnia? Sì, siamo qui in compagnia tutti assieme, ci stiamo divertendo tanto e bene. E vi piace particolarmente questa curva? Sì, questa curva è molto bella, si sta molto comodi e stiamo proprio bene. E si vedono anche delle belle performance. Bellissime, bellissime. Bella questa curva? Sì. Ti piacciono le macchine? Sì. Allora com'è questa curva secondo te? Difficile? No, bellissima. Divertente? Sì, molto divertente. Ok. Cosa c'è di bello nel partecipare al rally della marca? Beh, se si ha passione tutto, e nel mio caso tutto. Ok, sì. E dalla mitica curva del rally della marca è tutto, diamo la linea a Sergio, ciao! Fren Bianco, è terminata la prima prova, le prime impressioni? Ma diciamo che il primo giro delle tre prove al momento è tutto positivo,
devo ringraziare anche la squadra che mi ha messo a disposizione una macchina competitiva, preparata bene. Le prove sono impegnative, però come ho detto ieri sera nel palco di partenza, il primo da combattere soprattutto è la temperatura esterna e soprattutto dopo quella interna nell'auto. Comunque al momento tutto bene. La macchina? Macchina, come ti dicevo, macchina buona, valida, preparata bene, e perciò dobbiamo solo concentrarsi noi, perché la squadra ha messo a disposizione il massimo che poteva. Sì, abbiamo fatto bene la prova del Monte Cesena, poi purtroppo già sul trasferimento fra la prova del Monte Cesena e la prova del Monte Tomba abbiamo avuto dei problemi di trasferimento, che erano gli stessi problemi di surriscaldamento che abbiamo avuto al Mille Miglia. Abbiamo lo stesso tentato con molta attenzione di fare la prova della Tomba e alla fine insomma non è uscito neanche un tempo malvagio, ma sulla prova di Castelli il problema si è accentuato, e onde evitare di andare a incontro a pericoli col fuoco come è successo a Mille Miglia, abbiamo deciso a metà prova di spegnere il sistema di sovralimentazione, abbiamo fatto la prova praticamente in trasferimento e poi arrivati qui al parco abbiamo consegnato la tabella, perché non possiamo correre pensando ai problemi che può avere la macchina se prende fuoco o non prende fuoco, quindi abbiamo deciso di ritirarci. C'è un problema di base che va risolto e credo che sia compito del team di sistemare questa situazione. Quindi ormai siamo giunti al momento delle premiazioni di questa lunga e calda giornata del Rally della Marca. A vincere il 34esimo Rally della Marca, Stefano Albertini e Danilo Fappani, su Ford Fiesta WRC. Signori, Stefano Albertini, Danilo Fappani! Danilo Fappani, Stefano Albertini, con il podio del Rally della Marca Trevisana, 34esima edizione. Eccoli là, i primi, secondi e terzi, complimenti a Corrado Fontani di Collarena. Da rimarcare la prestazione di Efren Bianco e Dino Lamonato, giunti quinti in classifica assoluta e vincitori nella categoria R5 con la Skoda Fabia del team DP Autosport. Poi sino alla fine